Tensione crescente nella capitale per le celebrazioni dei 60 anni dei trattati europei. Sabato Roma sarà una città ancora più blindata dopo l'attentato di Londra. Saranno 5.000 gli agenti impegnati, oltre 1.600 i militari pronti a presidiare le aree più a rischio. Si attendono infatti oltre 20.000 manifestanti che sfileranno nella città in 6 cortei diversi con rischio di scontri. A tutto ciò si aggiunge l'allerta terrorismo e per studiare ulteriori misure di prevenzione il ministro dell'interno Minniti dopo ieri sera ha convocato di nuovo al Viminale il comitato antiterrorismo che sarà riunito in seduta permanente e rafforzare i controlli sulle aree affollate, questa soprattutto la direttiva che arriva dal titolare dell'interno. Ma le tensioni in vista degli appuntamenti di sabato, la politica non contribuisce a rasserenare il clima. Dopo le tensioni di ieri in aula per il via libera della Camera al contributo di solidarietà per 3 anni a carico degli ex deputati, cosiddetti vitalizi, i vertici pentastellati hanno arringato alla folla, compresi simpatizzanti del movimento dei Forconi radunati davanti alla Camera. Non siamo venuti qui ad aizzare le masse, siamo venuti a promettergli che andremo al governo e gli faremo saltare con una legge tutto lo schifo di privilegi che hanno preso. Ma le proteste grilline hanno scatenato la reazione delle altre forze politiche. Il Movimento 5 Stelle, invece di votarla, ha usato sistemi violenti che non hanno nulla a che fare con la politica. La società ha bisogno di esempi e la politica violenta non è un bell'esempio.